bastano soltanto due mele al giorno? Anche una volta, ne mangio mezza colazione e mezza pranzo. Io me la godo. Mele Stark a colazione e a pranzo sono i fruttariani, mangiano frutta dolce, grassa e frutta ortaggio come zucchine, melanzane e pomodori. Non accettano i semi e neanche le foglie come l'insalata oppure i tuberi. Queste sono le mie golosità autunnali, uva e capi. Il tuo frigorifero è così, non c'è niente dentro. Come non c'è niente? Guarda quanta roba c'è. Non bevono acqua, dormono 3-4 ore a notte e dicono di sentirsi rinati da quando hanno optato per questo regime alimentare a cui tutti o quasi arrivano per gradi, come Max. All'inizio magari stavo 1-2 ore a mele, poi 3-4, finché arrivi al regime e fai solo la cena fruttariana. Perché mangiate solo frutta? Il motivo principale è un dato scientifico: l'uomo è fruttivoro, è stato per milioni di anni. Poi gli altri motivi sono il motivo etico, perché le piante sono esseri viventi come gli animali. Il motivo più importante però è quello ambientale. Sì, però questo platano per arrivare qua ha fatto tantissimi chilometri. Esatto, e questo è quasi a impatto zero paragonato a un allevamento di animali a chilometro zero. I like to eat, eat, eat apples and bananas. E se i vegani nell'ultimo anno sono triplicati, qualcosa si muove anche tra chi mangia solo frutta, dal momento che a Milano, dopo l'apertura di questo ristorante fruttariano, nel prossimo fine settimana si inaugurerà il primo festival sostenibile fruttariano. Mostrerà anche attraverso dei simpatici e divertenti show cooking come si cucina fruttariano. E come si cucina fruttariano? Dove noi usiamo la zucchina, che è un frutto, e si ricava uno spaghetto, pomodorino pacchino secco, zucca d'elica. Devo mangiare qualcosa che mi ricorda lo spaghetto, non mi posso mangiare direttamente lo spaghetto. Perché lo spaghetto ti intossica, amore. Mi alimento principalmente di frutta da almeno 3 anni. Da 1 anno e mezzo. 5 mesi. Mangiavo tanta carne, ero un cannibale. Il mio peccato più grosso era il pane e la pasta. Tutto quello che si tratta di farine. Piaceva la carne? Sì, come a un tossico piace la droga. Sgarra? Ogni tanto sì. Poi prendo un po' di focaccia. Qualche verdura, ma al 90-95% sono vegetariano. Uno sgarro è un piatto di pasta. Va bene ridimensionare il consumo di carne e pasta, ma siamo sicuri che si possa fare a meno di tutto il resto? Mangiando solo frutta possiamo andare incontro a carenze che passano dalla carenza di vitamina B12 alla possibile carenza di vitamina D, a una carenza di proteine. La frutta è estremamente positiva a livello nutrizionale, è assolutamente comprensibile che queste persone comincino a stare bene. Il punto fondamentale, ricordiamocelo, è che alcune carenze si sviluppano col tempo. Queste persone dicono che loro dormono pochissimo. Dormono 3 ore a notte. È una cosa che può succedere, nel senso che il fatto di mangiare meno in alcuni casi porta a una riduzione della necessità di sonno notturno.